In questo video tutorial vedremo la casistica del conferimento sospeso, ossia l'ipotesi in cui l'utente app sospende attraverso l'applicazione mobile il conferimento. Per illustrare questo caso d'uso, gestiremo una bolla relativa al trasporto a impianto. L'operatore di back office ASIA, attraverso la voce operazioni giornaliere, emissione e revisione immediata formulari, dall'iconcina collegamento app, accede alla griglia di invio bolle all'app. Dovrà cliccare su inserisci nuova bolla. Selezionare la causale, in questo caso trasporto in impianto, la posizione, ad esempio autoparco C, e popolare i dati per creare la bolla. Inserire i dati dell'automezzo, dell'autista, del destinatario e i dati relativi alla categoria zona e tipo documento. Cliccando su conferma, l'operatore di back office avrà creato la bolla ecologica che può inviare all'app cliccando su sì. La bolla ecologica è stata inviata, lo stato infatti è bolla inviata. Procediamo ora all'adesione da parte dell'autista della bolla ecologica. Dopo la login, richiamoci nell'area dati automezzo. Qui è possibile vedere le bolle ecologiche assegnate all'autista. Inseriamo attraverso input manuale oppure attraverso la scansione del QR code la targa. E premiamo in basso su salva. Richiamoci nell'area bolle ecologiche. Qui possiamo vedere la bolla ecologica che abbiamo visto precedentemente e possiamo iniziare il servizio. Ricordiamo che la sospensione del conferimento è possibile da dopo l'inizio del servizio effettivo fino alla sua fase di conferimento. Quindi in basso a sinistra possiamo notare che l'icona di un camion sbarrato dove vi è possibile effettuare la sospensione. Questi sono i campi riguardo la sospensione. Simuliamo il caso in cui l'autista, dopo la fase di inizio del trasporto, per una qualsiasi motivazione, debba sospendere il conferimento. Quindi procediamo nei vari passaggi. Effettuiamo l'inizio della raccolta, procediamo, effettuiamo l'inizio del trasporto, procediamo. Ora a questo punto l'autista, dopo la fase di inizio del trasporto, decide di sospendere il conferimento recandosi sull'icona del camioncino sbarrato. Qui è possibile selezionare una delle tante causali, ossia motivazioni, per la quale si sta annullando il conferimento. In questo caso potremmo inserire, per esempio, chiusura dell'impianto. Possiamo inserire anche una nota. E se si rientra o meno con l'automezzo carico. In questo caso simuliamo il rientro carico cliccando su sì e premiamo su salva. Vengo avvisato che questa azione è irreversibile perché in effetti il conferimento viene sospeso e quindi non vi è la possibilità di tornare indietro. Noi premiamo su procedi perché vogliamo la sospensione del conferimento. Vediamo che lo stato espresso in alto sulla bolla ecologica è cambiato in sospeso, l'icona del conferimento è stata disattivata per ovvie ragioni
È possibile in ogni momento, casomai avessimo inserito una motivazione sbagliata per la sospensione del conferimento, riaccedere nell'area di sospensione. Magari potremmo inserire altro. Quando selezioniamo altro come motivazione, il campo nota diventa obbligatorio. Premiamo salva. E ora è possibile procedere con la fine del servizio. Premiamo su procedere. Dopo che l'utente app ha effettuato il conferimento sospeso, l'operatore di back office ASIA, accedendo alla funzione operazioni giornaliere emissione revisione immediata formulari e cliccando su collegamento app, visualizzerà appunto lo stato della bolla gestita dall'utente app che si trova nella situazione del conferimento sospeso. Il peso a destino indicato ovviamente è 0 perché il conferimento non è avvenuto. Cliccando sui tre puntini accedo alla schermata di dettaglio in cui sono indicate le date di inizio trasporto, inizio raccolta, inizio servizio, effettuate quindi dall'autista, peso a destino pari a 0, data di fine lavoro, data di sospensione del servizio. Notiamo anche che nella sezione sospensione abbiamo la causale di sospensione che è altro e abbiamo l'indicazione dell'automezzo che rientra carico. Inoltre, l'autista ha indicato anche una nota che appunto viene visualizzata in questa sezione. A questo punto, l'operatore di back office ASIA ha due possibilità, ossia annullare una bolla ecologica sospesa. Quindi accedendo attraverso la funzione apri e cliccando sull'iconcina elimina, oppure registrare il movimento con un peso pari a 0. Per registrare il movimento occorre chiudere questa schermata e accedere sempre ad operazioni giornaliere, ma alla funzione movimenti di carico e scarico rifiuti. Dalla funzione collegamento app si accede sempre alla griglia di registrazione, la bolla anche qui ovviamente nello stato conferimento sospeso, il peso a destino è pari a 0, l'operatore di back office potrà quindi decidere di registrare eventualmente una bolla a peso 0.